10 bright colors. The future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got signs are really clear, it's just some don't know how to read them. Yeah, let's take it up from here and watch the problems as they disappear. A new day's coming now across the land. I found the key, open the lock inside my hand. I got buongiorno a tutti, sono Ciro Lorenzo, responsabile spinne per l'azienda Tubertini e oggi siamo in un posto bellissimo, in un posto che dà origine a tante competizioni, in un posto in cui i boccaloni la fanno da padrone perché è il posto, diciamo, per la pesca al bass, dove andremo a fare un video con una tecnica del tutto particolare, una tecnica molto in profondità, pescheremo su 5-6 metri d'acqua. Con me Tommaso Sbrana, giustamente si pesca al bass e lui è con me. Pescheremo prevalentemente a split shot. Si cercherà di cambiare anche altre tecniche, lui cambierà anche altre tecniche e proveremo anche un pochettino a duro. Ovvio che ora i pesci, siamo il 25 aprile, fra l'altro, e i pesci sono sul sasso. Sono sul sasso, pescheremo sulla roccia, faremo una pesca di ricerca molto dettagliata, molto tecnica e ci dovrebbe dare delle discrete atture, almeno una settimana fa abbiamo fatto 15 o 16 pesci bellissimi, siamo stati bene davvero e abbiamo pescato molto bene. Hanno una livrea veramente spettacolare e non abbiamo fatto pesci enormi, pesci da 1,5 kg, 1,6 kg, però tanti e poi mangiano bene, quindi dovrebbe venire un ottimo lavoro. Presenteremo i nostri fili fluorocarbonio in azienda, Carbon Ghost e il Concept, ultimo mulinello che è stato fatto per la pesca spinning e per anche altre pesche, vedi feeder, vedi bolognese, mulinello una fluidità allucinante che dopo Tommaso e io vi daranno le caratteristiche particolari. Ora si va a pescare perché abbiamo fatto un bel po' di strada, quindi vediamo, a più tardi, ciao.
siamo arrivati sullo spot di pesca e cominciamo a pescare con la tecnica dello split shot. Ora decisamente cercheremo di fare una pesca in profondità dove i pesci stanno all'incirca su 4-5 metri d'acqua. Vedremo dallo scandaglio Raymarine, daremo un'occhiata al fondale e vedremo che ci sono delle strutture affioranti di sasso dove il boccalone va intorno a girare per mangiare. Noi cercheremo di entrare dentro con il verme, con questa tecnica che nasce con un piombo chiuso da dei gommini a strizzare. I gommini servono per la salvaguardia del filo, per spostare e alzare il finale che c'è sotto in fluorocarbonio. Ovvio, io pesco tutto fluorocarbonio, Tommaso pesca con treccia e finale in fluorocarbon, quindi i piombi vengono messi in maniera differente. È importante, come ha fatto Tommaso, ha fatto tanto finale, di modo che il pesce non abbia meno possibilità di vedere la treccia sommersa. Niente, ora si comincia la pesca, perché giustamente è giusto cominciare. A più tardi. Fare questa montatura che stiamo pescando ora si chiama split shot. Lo split shot è una pesca, diciamo, abbastanza semplice. Si passa un gommino passante, eccolo qua, dove andremo a alloggiare su questo gommino i nostri piombi. Per quanto riguarda gli ami, andremo a mettere un 2/0, amo della serie 5137, e lo innescheremo con un nodo filo doppio, perché il filo doppio regge di più sullo strisciare del sasso. Un passaggio, due giri, tre giri, passaggio dentro e passaggio dall'altra parte, si strizza, si bagna e si chiude, si tira molto bene questo e si chiude tutto. Rimangono due api che sono le eccedenze, dove taglieremo uno e due. Prenderemo dei piombi per fare giustamente la montatura. In questo caso noi oggi, visto che peschiamo abbastanza in profondità, peschiamo con 4 grammi, quindi in automatico metteremo due piombi da 2 grammi spaccati, classico piombo spaccato, in questo caso piombo match. Se ne mette un altro sopra al gommino. Per sicurezza si può dare con la pinza una strizzatina 1 e una strizzatina 2. Ecco, bravo, bravo il mio bambino. CFC.
niente. Beh, il primo pesciotto uscito è, diciamo, piccolo per Bolzano. Forse Lorenzo l'ha preso anche più grosso adesso. Come dal regolamento nuovo che è stato messo, i pesci si salpano con le mani. Regolamento americano messo in Italia. Primo della giornata. Eh? Secondo. Bellissimo. Io ora gli si dà la giusta libertà. Ciao Ciccio. Cos'è successo? È successo che pescando a split shot ci sono delle dinamiche sotto che prevedono che il piombo entri in delle strutture di sasso dove sta il boccalone e dove, diciamo, si intana il boccalone. In questo caso, quando l'esca è uscita dal sasso, giustamente ha fatto un movimento strano. E facendo un movimento strano ha fatto sì che provocasse delle vibrazioni sotto l'acqua. Spostamento d'acqua, giustamente. Il pesce, anche se non l'aveva visto, però ha sentito, ha percepito. Io, rimanendo sul sasso e non togliendolo, ho sentito la mangiata. Non è una pesca semplicissima. A noi ci ha portato delle belle soddisfazioni, anche delle belle gare. Non è una pesca semplicissima, no, per niente, perché si pesca su 5 metri. È una pesca di ricerca e quando mangia, ora soprattutto, mangia proprio, si usa dire, di bezzicatina, boom boom, non è che porta via la canna di mano. Ci sta di trovare un pesce anche che ti mangia anche la latte e ti porta via la canna di mano, però ora come ora sono giù fermi, sono sulle tane, quindi mangiano un pochino più diverso da quello che può essere maggio e da quello che può essere giugno e luglio. Eccolo. Che bello. Che bello. In questo caso stiamo pescando con la Lion, canna fantastica, bellissima. Veramente bella per la pesca split, e come avete visto anche nel Siamo Program volume 2, è una canna fantastica, senti tutto, bello questo. Ci siamo, si comincia a salire con la taglia, ci siamo, pesce 8 o 9 kg, dai, è grasso, bellissimo, meraviglioso, pesce con dei colori fantastici. Bene. Andiamo avanti così. La Lion ha avuto una reazione su questa mangiata fantastica. Il carbon ghost che sto usando in bobina è un filo che, nonostante sia floor carbon,
e sia abbastanza rigido, ma ci permette di avere una sensibilità nella struttura e una sensibilità di punta pazzesca. Mi trovo molto bene perché è fluido, è morbido, è un gran fluorocarbonio. Lo rilasciamo, eh? Ossigenato. Big lights and bright colors, the future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got fatti capire che pesca mortale è questa. Ho preso questo pesce veramente a 70 metri su 4 metri d'acqua, 5 metri d'acqua. Pazzesco, l'ho sentito respirare. Piccolino, abbiamo la libertà. Vai. Ho preso un pesce davanti a loro a 70 metri, pazzesco. Facendola così, questa pesca è devastante. Siamo sempre nella strike, sempre, fissi, non ci si esce mai. Siamo sempre nella strike, fissi.
Questo è un luscio. Non lo sapevo. Strappato? Strappato tutto. Tutto proprio. Allora, dopo circa... Tre ore e mezza. Tre ore e mezza. Di buio. Tre ore e mezzo di buio. Di buio totale. Sento una mangiata e praticamente strappo completamente tutto il terminale, che forse devo avere intaccato il filo, che mi è rimasto un pezzettino di lenza e il nodo sul trecciato. L'unica mangiata dopo tanto e toppato, insomma. Ora si rifà la montatura e si riparte. Eccolo, forse. Eccolo, forse. La mano. Ho perso. Ho perso. Non ci si fa più, dai. Siamo abbastanza stanchi. Stullo aperto, sai? Che bello. Allora, la situazione è veramente, veramente dura. In caso di gara aperta sarebbe stata una cosa completamente complicata riuscire a forare questi pesci, ma il problema non è dove stanno, il problema è che purtroppo non mangiano. La taglia che mangia è questa e loro non mangiano, è tutto lì il fatto. Il problema è questo, che loro non mangiano. Comunque, solito discorso, solita dinamica. La pesca è questa, a 360 gradi la pesca è questa. Comunque, un altro si è preso, si rifà la stessa dinamica. Perché ci sta che lì ci sia una school di bass, giusto Tommy? Sì, io spero di smettere di perdere peso. Ci sta che lì ci sia una school di bass che ora come ora sono abbastanza velenosi. Tre ore e mezzo di vuoto dove veramente sembra che sia sparito tutto e che non mangiano. Probabilmente qui la motivazione giusta e la motivazione scatenante perché loro mangiano è perché in questa fascia d'acqua è un capellino più caldo, il sasso, essendo la prima fonte di calore che loro vanno a cercare, qui probabilmente è un pochettino più caloroso, è appena appena di graduazione più alta e loro sono più attivi. Non ci sono pesci grossi, tolto quello di stamani mattina che sarà stato 1,2 kg, 1,3 kg forse, ma per ora c'è questa school di bass qui. Eccolo! No! Ragazzi, e oggi è così. Stai slamato un'altra volta. Ma qui c'ho anche un filo io. E il mio? L'ho slamato e ho preso anche il filo. Sentivo qualcosa e mi tirava anche in più. E bene anche ti ha mangiato, eh? Ma ho incrociato prima il filo. Grosso! Te l'ho detto! Questo è bello! Però te lo vadino io, eh! No, questo a mano! Bellissimo questo! Grande pesce questo! Grande pesce! Grande pesce questo. È bello questo. Siamo sui chilo. Questo è bello.
bello questo, sì, questo sì, questo sì, questo è chilo e mezzo, questo è chilo e mezzo, questo è chilo e mezzo. E questo è un pesce degno di Bolsena. Ma molto pieno come pesce, bellissimo. Bellissimo. Grande pesce. Grande pesce. In una dinamica. Secondo me io ho incrociato il tuo, sai? In una dinamica di. Sì. A questo punto io mi sa che ho incrociato, sì, il tuo. Te hai ferrato sulla mangia mia praticamente. Perché te la lenza non la senti? No, perché tu l'avevi te, c'eri te sopra. Grande pesce. Bello. Bello. Boga Grip Tubertini. Dove ci dà la tara. È giusto che questo pesce sia pesato. Tommy, pensaci te. Vai. Ci dà 1,590, 1,6, 1,6. Commento che sempre il solito discorso di prima, pesce un pochettino più piccolo, parecchio più piccolo, però pesciotto, dai, pesciotto. I nostri ami bucano veramente tanto, pesciottino, mangiato bene, eccolo qua, si dà subito la via. È anche giusto. Big lights and bright colors, the future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. Oh, watermelon lo vogliono, il mio no. Il pinelletto, sono sbloccato. Avevo un colore che non c'era il verso, però io ho voluto provare lo stesso. Cambiato colore, primo lancio, pesce. Piccolo, però pesce. Finalmente. Dopo questo buio, diciamo, che abbiamo avuto per circa 3 ore e mezzo, nella tecnica dello split shot è importante ed è fondamentale anche riuscire a capire quello che c'è che non funziona nell'arco della pescata e riuscire a trovare la soluzione. Nel momento in cui si va a cercare questi fattori, si cerca di capire se uno può essere il filo. Allora, cosa è successo? Io ho fatto un cambiamento e dal 25 Carbon Ghost, che è un grande filo e ci si pesca benissimo per quanto riguarda la fluidità, ho, diciamo, diminuito il diametro e sono passato a un 20 con un carico di rottura di 5,280 kg. Cosa succede? È ovvio che la ferrata viene fatta un pochino più dolce.
e l'azione di pesca è un pochino più morbida, si cerca di ferrare un pochettino più piano. Poi ci sono delle varianti che si può fare, tra cui quella di aumentare e diminuire il piombo. Io nel caso, in questo caso, pescavo con un piombo e ho messo due piombi, di modo che questi 2 più 2 vanno a 4 grammi. 4 grammi fanno sì che l'esca mi entri prima nella strike e sia un pochettino più nervosa nel movimento, nella colonna d'acqua. Quindi in automatico si ha più probabilità, se i pesci partano, di avere più mangiate invece di avere un'esca morbida, un'esca un pochettino più morta. Ecco, queste sono alcune variazioni che ho attuato in questa situazione. Queste sono alcune variazioni che dando agio hanno portato a un paio di catture veramente, una importante. Per quanto riguarda la treccia, Tommy ha montato il Ryujin, nostra treccia 16 mm 25 libbre top per la spigola e con un buon finale carbon ghost spettacolare per il boccalone, treccia di una fluidità pazzesca, come ne abbiamo già pluriparlato, non c'è niente da dire. E niente, per quanto riguarda anche il discorso dei fuori carboni, ho passato a un 20, invece Tommy l'ha mangiata l'ha vista passando a un 23,5 dal 25 che aveva. Io sono stato ancora un pochettino più leggero, infatti quello grosso ha mangiato in una dinamica, in una carambola di cose un po' particolari. Mi traino la barca. Tommy, metti giù l'elettrico. Sono qua in cima. Lascia fare. È bello e partito, l'avevo visto. Bello. Secondo me è giù questo. Bello. Madonna, è pesce. Mi pareva più piccolino a vederlo da laggiù. Ma dai, pesce. Questo va pesato, eh. Mamma mia. Mamma mia, è pesce. Questo è 2 kg, eh. Questo è 2 kg. Vai tranquillo. Questo è 2. Mamma mia. Che pesce. Questo è 2 kg. Dove ci si ferma? Cosa ho detto? Che pesce. Ragazzi, ci potete vedere a casa, bellissimo, a vista, che pesce meraviglioso, bellissimo, che spettacolo. Che spettacolo, bellissimo, in diretta così.
fantastico. A vista soddisfazione pazzesca. 2,140 kg. 2,120 kg. 2,110 kg. 2,210, sembrava 240. Fantastico. Big lights and bright colors, the future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got da Bolsena è uscito veramente dei gran pesci. Dichiaro concluso questo filmato dopo tutte le catture viste, dopo queste 3 ore e mezzo di buio più completo, dove siamo un pochettino preoccupati solamente perché i pesci non mangiavano. L'ultimo pesce bellissimo preso a vista, un pesce a 2,120 kg, meraviglioso. Per chiudere il filmato, passando alla fine giustamente della pescata, dopo i pesci che abbiamo visto meravigliosi, è l'ora di presentare il Concet. Il Concet è un mulinello che Riobi fa per l'azienda Tubertini e composto da 7 uscinetti più 1, il corpo del mulinello in policarbonato e magnesio, un mulinello con una fluidità e con una frizione molto millimetrica e molto precisa. Le Power Stick hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Tommy ha pescato sia con la Jaguaro che con la Sniper. Io ho pescato prevalentemente con la Lion. La Lion mi dà una sicurezza particolare in questo tipo di pesca. A me personalmente piace tanto, a lui piace più le altre, a me personalmente piace più questa perché ha un capellino più lunga. Sulle ferrate, come avete visto, arrivo molto prima delle volte. Quando sento mangiare i pesci, ora soprattutto nel mese d'aprile, il pesce mangia di bezzicata, come ho già ripetuto prima, e immediatamente dopo, un attimo dopo, di centesimo di secondo, e arriva la ferrata e si può, facendo la pesca split, con tanto filo fuori, come è successo al quarto, quinto pesce, non mi ricordo, avevo un 30-40 metri di filo fuori, si può arrivare a una ferrata molto diretta e il pesce riceve la ferrata anche a lunga distanza. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo bucato 9-10 pesci circa, forse così in più. Due belli, uno 1,560, uno 2,120, due bei pesci, uno veramente grosso, uno che in gara fa la differenza. E niente, questo Bass Program volume 3 è arrivato al termine. I ragazzi a casa spero si siano divertiti a vedere il nostro video. E i miei pesci strappati. E i suoi pesci strappati, che... I pesci strappati veramente uno dietro l'altro, mai successo, però oggi gli è successo. Per concludere faccio un ringraziamento particolare all'azienda Tubertini per il marchio Seiha, che andando avanti con i nostri progetti, andando avanti con tutto questo lavoro che ci sto mettendo e ci stiamo mettendo tutti molto, molto sodo sotto, stiamo progredendo alla grande, siamo molto contenti sia per quanto riguarda la pesca in salt water sia per quanto riguarda la pesca in fresh water. Ora sarà anche giusto fare un nuovo video in salt water dove presenteremo le Prestigio, che sono le nostre nuove canne che noi già abbiamo testato con mano, veramente fantastiche. Seguiteci sempre. Chi volesse ulteriori spiegazioni su questa pescata, sulle altre pescate, sul Sea Bass Program, sui pesci a Ischia, sui Barracuda, su tutto quello che è stato fatto da Seiha e quello che Seiha e l'azienda Tubertini sta andando avanti, sta progredendo,
abbiamo sia il profilo Facebook di Tubertini che il sito tubertinispinning-6.it, dove potete fare tutte le vostre domande e chiederci su attrezzatura, su pesciolini e su tutto il resto. Se no ci sono i nostri profili Ciri Lorenzo e Tommaso Sbrana. Si cerca di mettere le nostre catture, lui soprattutto quelle al basso e io imperterrito alla spigola, perché per me la spigola è la spigola, ci può da fare. E niente, con questo un saluto agli amici a casa, ci vediamo presto, molto presto. Big lights and bright colors, the future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got